Ciao a tutti, oggi prepareremo la caprese al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate, cioccolato bianco, burro morbido, fecola di patate, liquore limoncello, uova, zucchero semolato, scorza di limone, succo di limone, vanillina, sale e lievito per dolci vanigliato. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta, preriscaldiamo il forno a 200 gradi. Mettiamo all'interno del boccale 100 g di zucchero. E le mandorle. La scorza del limone. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il trito. Senza lavare il boccale, mettiamo il cioccolato bianco. E lo facciamo tritare per 20 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale il cioccolato. Aggiungiamo il trito di mandorle. Il lievito per dolci, la fecola, il succo di limone, il burro morbido, il pizzico di sale e il limoncello. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità 5. Trasferiamo il composto in una ciotola capiente. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, posizioniamo all'interno la farfalla. Mettiamo lo zucchero che era rimasto, la vanillina, le uova. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo montare per 5 minuti, 37 gradi, velocità 4. A questo punto proseguiremo a far montare il bimby per altri 6 minuti senza temperatura, sempre a velocità 4. Le uova sono ben montate, adesso rimuoveremo la farfalla e le aggiungeremo al composto. Adesso con movimenti delicati circolari dal basso verso l'alto incorporiamo le uova al composto. Dopo aver incorporato le uova al composto, adesso lo andremo a trasferire in uno stampo a cerniera per torte con il fondo rivestito con carta da forno e con i laterali imburrati.
volta posizionato il composto, cuoceremo in forno preriscaldato a 200 gradi in modalità statica per 5 minuti. Trascorsi 5 minuti abbasseremo la temperatura a 160 gradi e faremo proseguire la cottura per altri 40 minuti. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Caprese al limone. Grazie e alla prossima ricetta.